fruibile alla cittadinanza il polmone verde della zona di Sant'Antonio. Ha riaperto infatti in questi giorni la villa comunale Salvo d'Acquisto, chiusa dopo una serie di lavori di manutenzione degli impianti e per il potenziamento del verde pubblico, interventi voluti dall'amministrazione comunale. Una chiusura che inevitabilmente aveva creato disagi per gli abituali frequentatori del parco, specie per quanti amavano ritrovarsi in un posto fresco per contrastare il caldo delle serate estive. Tuttavia, dopo la riapertura, non mancano già lamentele e polemiche dei cittadini, a fronte di alcune carenze e lavori non ultimati al meglio. A cominciare dalle fontanine, che tuttora sono inutilizzabili, alle transenne, che ancora non sono state tolte, e anche per quanto riguarda la pavimentazione dell'area.